Ad Amsterdam ho sognato di rivedere mia madre. Gli stessi bellissimi occhi azzurri. Ecco il quadro di cui ti parlavo. Perdere lei fu come perdere l'unico punto di riferimento che potesse guidarmi verso un luogo più felice. Sei quel bambino, vero? Tua madre è morta nel museo. Tutti abbiamo paura a volte. Non possiamo sapere cosa determinerà il nostro futuro. Perdere qualcosa che doveva essere immortale. Ti prego, dimmi che non è vero. Allora, film d'autore, film inquietante, avete visto il trailer un po' hitchcockiano in alcuni momenti, quasi un giallo psicologico, un giallo atmosfere. Si tratta del Cardellino, che è la storia di un ragazzo interpretato, secondo me, splendidamente da Ansel Elgort, che è la protagonista di Baby Driver, che attraverso tutta una serie di vicissitudini di elaborare il lutto per la perdita insomma, di una carissima persona, adesso non specifichiamo. Del cast c'è anche Nicole Kidman, Jeffrey Wright e molti altri. Dirige John Crowley, che era il regista di Brooklyn, che era un grande melodramma di qualche anno fa, e anche qui questo giallo d'atmosfera, appunto, con tanti momenti che richiamano addirittura La donna che visse due volte, perché c'è tutta questa parte dedicata proprio al dipinto, questo Cardellino che è dipinto da un discepolo di Rembrandt e da cui ossessionato e che ossessiona il protagonista. Insomma, in tutta questa storia entra a un certo punto anche tutta una dimensione degli affetti, e quindi un dramma psicologico tutto centrato sull'interiorità del personaggio principale, che deve cercare di affrontare le prove della vita anche attraverso vari momenti della sua età e della sua vita. È un film complesso, tratto da un premio Pulitzer, da un romanzo omonimo, quindi noi consigliamo sicuramente a chi ha letto il libro, ma anche a chi ama un certo cinema d'atmosfere degli anni 60 e degli anni 70. Anche questi film sono in programmazione nelle nostre sale. Vi aspettiamo al Cinema Le Giraffe, alla prossima!